tutti a Timbuktu. Forse l'ultima cosa che faccio in vita mia. Presto il mio esercito di mutanti farà irruzione qui dentro. E allora prima prenderemo Canterlot e poi conquisteremo Equestria. Vai pure, cane lupo. Non arriverai mai. Questa è una promessa. E bada, sai tu. Non lasciare entrare nessuno in casa. Urgono tonnellate di fibre, non dico altro. O vuoi che entri in una minuziosa descrizione dei dettagli intestinali? Sospendete le ricerche, signori. A quanto pare sarà l'unità d'élite a venire dritta da noi. Stanco, signor Touch! È un vero peccato. E che io mi sto appena riscaldando. Confinarti nel quarto regno per me è stata una cosa deliziosa, ma questa sarà per me eccellente. Addio, ciao mia cara. Faremo quello che bisognava fargli da subito, pelo e contropelo. Trovateli e riportateli sotto la cupola! E per evitare altre fughe voglio degli squadroni della morte che pattuglino il perimetro a tutte le ore. 10.000 uomini tosti e 10.000 pappe mosce per far sembrare gli uomini tosti ancora più tosti! Ecco come li voglio disposti. Tosto, tosto, pappa moscia, tosto, pappa moscia, pappa moscia. Tosto, tosto, pappa moscia, tosto, pappa moscia. Ci siamo già salutate, ma non prima che lei mi desse questo! La più grande guerriera del mare, nascosta tra gli umani. Che spreco. L'orrore aspetta e sogna nel profondo. E il marciume si sparge sulla terra, nelle fragili città degli uomini. Non è questo il modo di trattare una signora. Oh, cazzo! Esatto, ragazza, sono io. E chi altro c'è qui? Un taco, una ciambella piagnucolosa e una stupida cosa flaccida che nessuno sa esattamente cosa sia. Vogliamo che so? E adesso sarà peggio per te. Accidenti a te e al tuo cane. Mi sei costata più guai di quanti tu non valga. Ma questa storia deve finire adesso. Mi duole doverti rinchiudere, Odette. Mi duole profondamente. Tuttavia, la giornata di un re è piena di decisioni difficili. Tu lo capisci. Oh, ora sei di nuovo arrabbiata con me. Accidenti! Non ne faccio una giusta. Che zuccone che sono! Davvero? Beh, non posso lasciarti così. Se tu non sei felice, non sono felice neanch'io. Lo so. Visto che non puoi andare al ballo, porterò il ballo da te. Vediamo, la prima cosa che ti serve è un giovanotto. Il principe è occupato, certo, ma io credo di poterti trovare un sostituto. Il vostro comportamento è incivile! Voi e la vostra gente siete dei barbari!